Ciao a tutti, nel tutorial di oggi facciamo il bue. Fa parte del presepe, se non l'avete ancora visto vi lascio linkato nel box informazioni e qui sopra nell'angolo tutta la serie di video che abbiamo già fatto. Nei precedenti tutorial avevamo visto come realizzare Maria, San Giuseppe e Gesù Bambino con la mangiatoia. Ed oggi vedremo come fare il bue. Nel prossimo tutorial vedremo l'asinello. Questo amigurumi è un amigurumi un po' speciale perché oggi impariamo a fare questo bue facendo la testa e il corpo in un unico pezzo. Ma non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per questo progetto ci serviranno il filato prescelto in diversi colori, un po' di ovatta, un uncinetto da 2,5 mm, una forbice, un ago da lana, due perline e ago e filo. Per il muso, con il colore scelto, facciamo un nodino iniziale e lavoriamo 4 catenelle. 1, 2, 3, 4. Ed ora cominciando dalla seconda catenella dell'uncinetto e lavorando nel filetto dietro, lavoriamo nella prima catenella 3 punti bassi. 1, 2, 3. Nella seconda catenella lavoriamo un punto e nell'ultima catenella lavoriamo di nuovo 3 punti bassi. 1, 2, 3. E terminiamo il giro lavorando dall'altra parte delle catenelle, quindi qui abbiamo lavorato 3 punti bassi. Nella catenella di fianco lavoriamo un punto. E così termina il primo giro. La lavorazione è a spirale e quindi vi consiglio di marcare l'inizio del giro con un filo o con un marker. Nel secondo giro la ripetizione che ripetiamo è 3 aumenti, quindi per 3 volte 2 punti in ogni punto. 1, 2, 3 aumenti e un punto basso. E ripetiamo un'altra volta, 3 aumenti, un punto. Nel terzo giro lavoriamo 2 punti, 1, 2, 2 aumenti, 2 volte 2 punti in ogni punto. 5 punti, 1, 5, 2 aumenti, 1, 2 e terminiamo il giro con 3 punti. Il terzo giro termina con 18 punti, nel quarto giro lavoriamo questi 18 punti punto su punto, senza aumenti né diminuzioni. Nel quinto giro lavoriamo 4 punti, 1, 2, 3, 4, una diminuzione due punti, 1, 2 e una diminuzione. E ripetiamo altre 2 volte, 2 punti, una diminuzione. Nel prossimo giro cambiamo colore e quindi chiudiamo l'ultimo punto del giro con il nuovo colore. Prendiamo il nuovo colore e chiudiamo il punto. Così. Nel prossimo giro lavoriamo 3 punti bassi e se vogliamo all'inizio prendiamo le codine di filo per saldarle. 1, 2, 3 punti, una diminuzione e prendiamo sempre solo la mezza catenella verso di noi dei 2 punti successivi. 5 punti bassi. 1, 2, 5,
una diminuzione e due punti bassi. 1, 2. Sì. Il sesto giro termina con 12 punti. Nel settimo giro lavoriamo questi 12 punti, senza aumenti né diminuzioni. Nell'ottavo giro lavoriamo un punto e un aumento. 2 punti nello stesso punto. E ripetiamo un punto, un aumento per tutto il giro. L'ottavo giro termina con 18 punti. Nel nono giro lavoriamo questi 18 punti, punto su punto. Nel decimo giro lavoriamo un punto, un aumento doppio, quindi 3 punti nello stesso punto. 1, 2, 3. Un aumento. E quando lavoriamo 3 punti nello stesso punto, state attenti di aprire bene il lavoro per vedere qual è il prossimo punto. Sei punti. 1, 6. Un aumento. Un punto. Un aumento. E terminiamo il giro con 6 punti. 1. Nel prossimo giro lavoriamo una diminuzione un punto, un aumento doppio, 3 punti nello stesso punto, 1, 2, 3, un punto, una diminuzione, e terminiamo il giro con 16 punti. 1. Nel prossimo giro lavoriamo una diminuzione, un punto, un aumento doppio, 3 punti nello stesso punto, 1 punto, una diminuzione. E ripetiamo un punto, una diminuzione, in tutto per 6 volte. E terminiamo il giro con un punto. Nel tredicesimo giro lavoriamo 2 punti. 1, 2, 4 aumenti, quindi per 4 volte 2 punti nello stesso punto. 1, 2, 2 punti, e terminiamo il giro lavorando 5 diminuzioni, quindi prendendo insieme 2 punti per 5 volte. Nel quattordicesimo giro lavoriamo 3 punti, 1, 2, 3, 4 aumenti, 1, 4, 5 punti, 1, 2, 2 diminuzioni, 1 e 2. E terminiamo il giro con un punto. Nel quindicesimo giro lavoriamo 3 punti. 1, 2, 3. Ed ora lavoriamo un aumento. E
un punto. E ripetiamo un aumento, un punto, in tutto per 5 volte. Lavoriamo 2 punti, 1, 2 e terminiamo il giro con 2 diminuzioni. Uno e due. Nel sedicesimo giro lavoriamo 20 punti, 1, 2 e 20 e terminiamo il giro con 2 aumenti. Uno, due. Il sedicesimo giro termina con 24 punti. Dal diciassettesimo al ventisettesimo giro lavoriamo questi 24 punti punto su punto, senza aumenti né diminuzioni. Lavorati 27 giri, riempiamo bene con l'ovatta partendo dalla testa, dando forma alla testa e al corpo. E riprendiamo. Nel giro 28 lavoriamo 2 punti, 1, 2 e una diminuzione. E ripetiamo per tutto il giro 2 punti, una diminuzione. Nel 29esimo giro lavoriamo un punto e una diminuzione. E ripetiamo un punto, una diminuzione per tutto il giro. Se necessario riempiamo con un altro po' di ovatta e lavoriamo l'ultimo giro, in cui lavoreremo 6 diminuzioni. Una, due. Terminate le 6 diminuzioni, tagliamo il filo e sfiliamo. Togliamo anche il segnapunti. Infiliamo il filo in un ago senza punta e chiudiamo. Come al solito passiamo attraverso le mezze catenelle esterne dei punti che ci rimangono. Tiriamo, passiamo attraverso qualche altro punto, annodiamo. E portiamo il filo in un punto qualunque del lavoro. Per le zampe anteriori partiamo con il colore con cui vogliamo fare gli zoccoli e in un anello magico lavoriamo 8 punti bassi e nel secondo giro lavoriamo questi 8 punti punto su punto. 1. Dal terzo giro lavoreremo con il colore base del bue e quindi chiudiamo l'ultimo punto del secondo giro con il nuovo colore e nascondiamo le codine come abbiamo imparato. Nel terzo giro lavoriamo 2 punti, 1, 2 e una diminuzione. E ripetiamo un'altra volta, 2 punti, una diminuzione. Il terzo giro termina con 6 punti, dal quarto all'ottavo giro lavoriamo questi 6 punti punto su punto. Terminato l'ultimo giro facciamo un punto bassissimo, una catenella di sicurezza e tagliamo il filo un po' lungo. E la prima zampa è pronta. Come questa ne facciamo un'altra identica. Per le zampe posteriori lavoriamo lo stesso schema e ci fermiamo al giro 6. Lavoriamo come qui un punto bassissimo, una catenella di sicurezza e tagliamo il filo un po' lungo. Per le corna, con il colore prescelto, lasciamo una codina iniziale un po' lunga e facciamo un nodino iniziale. Lavoriamo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e le chiudiamo in cerchio con un punto bassissimo.
lavoriamo una catenella e nel primo giro lavoriamo un punto basso in ogni catenella, quindi 5 punti bassi. 2, portiamo il filo di inizio lavoro sul davanti e proseguiamo lavorando a spirale. Nel secondo giro lavoriamo 5 punti bassi, quindi partendo dal primo punto basso, un punto in ogni punto. 1. Nel terzo giro lavoriamo un punto basso, 1, una diminuzione e prendiamo sempre la mezza catenella verso di noi dei due punti successivi e terminiamo il giro con due punti. 1, 2. E nel quarto e ultimo giro lavoriamo una diminuzione e un punto. Qui abbiate pazienza perché il lavoro è piccolo. Tagliamo il filo un po' lungo, lo infiliamo in un ago e passiamo attraverso i punti che ci rimangono, quindi sempre attraverso le mezze catenelle esterne. E tiriamo. Facciamo un nodino. E come al solito nascondiamo il filo attraverso la lavorazione. Come questo cornetto ne facciamo un altro identico. Per l'orecchio, con il colore principale, prepariamo un nodino iniziale e lavoriamo 3 catenelle. Ed ora, partendo dalla seconda catenella dell'uncinetto e lavorando nel filetto dietro, lavoriamo un punto e nella prossima catenella, che è l'ultima, lavoriamo un punto basso, un altro punto basso, un pippiolino di 2 catenelle, quindi lavoriamo 2 catenelle e chiudiamo con un punto bassissimo entrando di traverso sul punto basso di base. Lavoriamo un altro punto basso nella stessa catenella di base e ruotando il lavoro lavoriamo un punto basso nella prima catenella che abbiamo lavorato. Una catenella di sicurezza e tagliamo il filo un po' lungo. E l'orecchio è pronto. Anche in questo caso ne facciamo un altro identico. Ed ora che abbiamo tutti i pezzi, non ci resta che cucirli. In primo luogo li posizioniamo con degli spilli per vedere dove li vogliamo cucire. Quindi le corna, le orecchie, due perline per gli occhi e le zampe. Le zampe anteriori sono un po' più lunghe, quindi le mettiamo piegate in questa maniera, mentre le zampe posteriori semplicemente le mettiamo nella posizione che preferiamo partendo da dietro. Iniziamo per esempio dalle zampe dando qualche punto. Nella parte dietro nel laterale andando un punto, prendendo un punto nella zampa e poi rientrando nel corpo e poi nella zampa e poi nel corpo. Diamo un punto qui sotto alla zampa e allo stesso modo cuciamo da questo lato. E quando siamo soddisfatti portiamo fuori il filo dallo stesso foro da cui abbiamo portato fuori per esempio quello dell'altra zampa. Tra questi facciamo un bel nodo doppio e nascondiamo il filo. Allo stesso modo
Annoderemo e nasconderemo qualunque filo. Per le zampe davanti cuciamo più o meno come per le zampe dietro. Per la parte sopra, dove lavoriamo sull'ultimo giro di punti, prendiamo i punti in questo modo, appena sotto le catenelle. Un punto nella zampa, un punto nel corpo. In questo modo. E una volta fatto il primo mezzo giro, come per le zampe posteriori, con qualche punto fissiamo anche il resto della zampa. E quando siamo soddisfatti del risultato, come prima, portiamo fuori i fili dallo stesso foro di lavorazione, li annodiamo e li perdiamo. Per le corna facciamo un giro di punti intorno, prendendo un punto nel corpo e un punto prendendo le catenelle di base, quindi queste. E facciamo tutto il giro. E quando abbiamo terminato, come prima, portiamo i due fili delle due corna fuori dallo stesso foro, li annodiamo e li nascondiamo. Prendiamo un pezzo di filo del colore principale e diamo la posizione che preferiamo alla testa, quindi la pieghiamo da un lato. Per fare questo è sufficiente entrare come sempre in un punto qualunque e uscire dove vogliamo che si uniscano il corpo con la testa. Quindi facciamo una prova di come vogliamo mettere la testa e usciamo per esempio qui e agganciamo la testa per esempio con questo punto. E proviamo a uscire tiriamo i fili per vedere se l'effetto è quello che desideriamo. Sì, la posizione è quella giusta, quindi a questo punto facciamo un nodo, ma questa volta prendiamo volutamente un punto anche qui sotto in modo che i fili non scorrano e si stacchi la testa dal corpo. Ed ora sì, tirando bene i fili, facciamo un nodo doppio e nascondiamo i fili attraverso il corpo. Con un paio di punti cuciamo le orecchie nella posizione desiderata, bastano due punti, uno sopra e uno sotto. Con ago e filo da cucito cuciamo le perline per gli occhi e con un po' di filo nero ricamiamo il naso. Per la coda ho creato una piccolissima nappina e con il filo principale la coda, l'ho posizionata nel punto che preferivo e come al solito ho annodato il filo con un altro filo e li ho nascosti. E il bue è pronto! Vi consiglio di tenere le zampe posteriori un po' larghe in modo che riesca a stare in equilibrio, perché avendo la testa molto esposta diversamente cade. E anche per oggi abbiamo terminato. Io spero tanto che anche questo tutorial vi sia piaciuto. Nel prossimo tutorial faremo l'asinello. Come al solito vi ringrazio moltissimo di aver visto anche questo tutorial. Aspetto i vostri commenti qui sotto al video e come sempre le vostre foto. Me le potete mandare nella mia pagina Facebook o in Instagram. In ogni caso mi raccomando aggiungete l'hashtag Presepe Crochet and Love. In questo modo posso trovare agevolmente tutte le vostre foto. Ci vediamo la settimana prossima con un nuovo tutorial ed io nel frattempo vi mando un grande abbraccio e un bacio. Ciao!